Ciao e benvenuti in un nuovo video tutorial. Oggi alleneremo la nostra creatività sperimentando una tecnica differente dal cuscico creativo, ovvero utilizzeremo la tecnica in macramè. Avevamo già provato a sperimentarla realizzando questa bambolina in macramè, quindi mi raccomando, se che la sei persa, trovi il video tutorial sul mio canale YouTube. Oggi realizzeremo uno dei progetti più gettonati in macramè come idea bomboniera, ovvero gli arcobaleni portachiavi. È un progetto che sicuramente avrete visto online, ma che mi sembrava carino da riproporvi sul mio canale YouTube, dove vi spiego in modo molto semplice come realizzarlo in modo molto intuitivo. Ora, come sempre, vediamo insieme tutto ciò che serve per realizzare il nostro progetto. Innanzitutto vi servirà della corda in macramè bianca avorio per la base, che poi di fatto saranno poi le frange del nostro arcobaleno, e due colori differenti, ma anche grè se volete, per realizzare le onde del nostro arcobaleno. La misura della corda in macramè è a vostra scelta. Tenete presente che più sarà spessa la corda, più ovviamente spesso sarà il vostro arcobaleno. Considerato che l'arcobaleno dovrà essere un portachiavi, vi consiglio di scegliere una corda in macramè non troppo sostenuta, altrimenti vi viene un progetto enorme. Se volete comprare solamente la corda base in macramè, quindi quella avorio, potete, anziché usare la corda colorata per le onde del vostro arcobaleno, anche la lana, anche del cotone, qualsiasi cosa a posto del macramè, che mi rende conto magari costa un po' di più. Per realizzare le onde ho individuato tre misure perfette per il portachiavi, che sono 13,5 la piccolina, che praticamente sarà la prima onda interna del nostro arcobaleno, poi 16,5 la seconda, 18,5 la terza. Iniziamo a realizzare la parte colorata del nostro arcobaleno. Io inizio con il rosa porpora e procederò in questo modo. Prendo innanzitutto il ritaglio di corda in macramè, quello più piccolo, quindi quello da 13,5 centimetri. Prendo la mia corda colorata, che non taglio, mi raccomando, la lasciamo così, in modo tale che non dobbiamo preoccuparci di tagliare un pezzo troppo lungo o troppo corto. E cosa facciamo? Allora, innanzitutto la posizioniamo in questo modo e decidiamo quanto vogliamo che sia l'avanzo della nostra frangia del nostro arcobaleno. In questo caso io ho lasciato circa 2 centimetri, quindi io so che dovrò lasciare uno spazio di 2 centimetri più o meno qua. A questo punto cosa farò? So che più o meno qua sono i 2 centimetri, prendo la mia corda, posiziono in questo modo che la parte iniziale sia rivolta verso la parte centrale di unione della mia corda, e poi, dove ho praticamente segnato con il mio dito, inizio ad avvolgere semplicemente la mia corda in macramè in questo modo, andando a sormontare per bene la corda che ho lasciato all'interno. In questo modo andrò a fermare la mia corda e avvolgo per tutta la sua lunghezza. Quando mi sono cercata che ormai la parte iniziale della mia corda è ferma, è bloccata, posso anche andare a tagliare l'avanzo della corda rosa e proseguire ovviamente arrotolando la corda in macramè. L'importante, quando avvolgiamo la nostra corda in macramè, è che i vari passaggi siano super vicini l'uno dall'altro. Questo per evitare che si vedano praticamente gli spazi bianchi. Quindi dovrà veramente essere avvolta il più possibile vicino al passaggio precedente. Praticamente andiamo fino in fondo, sempre avvolgendo così. Se vi sentite più sicure, per evitare che magari durante la procedura di avvolgimento magari vi scappa qualcosa, potete dare delle gocce di cola caldo, mi raccomando, senza esagerare, altrimenti esce. In questo modo vi resterà ferma la corda a mano che voi l'avvolgete. Avvolgiamo per bene in questo modo e continuiamo per tutta la sua
lunghezza fino ovviamente ai 2 centimetri. Perfetto, quando siete arrivati più o meno alla fine, mi raccomando, ogni tanto fate sempre una prova piegando a metà per vedere quanto ancora dovete avvolgere la corda. Quando vi rendete conto che manca solamente un giro, date una punta di colla a caldo e lo avvolgete il super vicino, molto molto vicino. Dopodiché tagliate l'eccesso della corda, date sempre una punta di colla a caldo proprio sopra la corda in macramè e con la forbice andate praticamente ad appiattire il più possibile. In questo modo avrete fermato l'inizio della corda in macramè. Ora fate la stessa cosa con i 2 rescanti ricagli. Per fare questo cosa facciamo? Innanzitutto diamo un po' la forma al nostro macramè, ci aiutiamo semplicemente con un pennarello, avvolgiamo la nostra corda in macramè in questo modo e lo lasciamo a riposare. In questo modo intanto prende la sua forma. Quindi prendiamo il ricaglio intermedio, recuperiamo il nostro macramè giallo e sempre prendendo un po' come spunto l'avanzo di corda bianca che abbiamo lasciato dall'altra parte, facciamo la stessa cosa. Ok, a questo punto, quando arrivate più o meno in prossimità della fine, prima di tagliare, recuperiamo il nostro primo raggio di arcobaleno, lo posizioniamo in questo modo, ci appoggiamo sopra la nostra seconda onda di arcobaleno, ci accerchiamo praticamente la parte colorata coincida con la parte colorata della nostra prima onda. Se coincide, andiamo pure a tagliare la nostra corda in macramè e anche in questo caso blocchiamo gli sfilacciamenti con una goccia di colla a caldo. A questo punto possiamo già incollare la nostra prima parte. Per incollarla, allora, io vi consiglio di incollare le 2 parti che abbiamo incollato con la colla a caldo, quindi facciamole coincidere per bene, colla a caldo contro colla a caldo. In questo modo andiamo a coprire l'attaccatura, quindi il lavoro rimarrà più pulito. Diamo una punta di colla a caldo dove l'abbiamo appena inserita, ci attacchiamo l'altra unione di colla a caldo, così abbiamo risolto il problema e abbiamo coperto il nostro attacco. Pieghiamo bene il nostro arcobaleno in questo modo, perfetto. A mano quindi che pieghiamo, diamo una goccia di colla a caldo lungo la parte di unione delle 2 corde in macramè. Mi raccomando, solo goccine di colla a caldo, senza esagerare. E a mano appoggiamo la nostra corda in macramè, spingiamo per bene in modo tale che tutte le parti si attacchino bene e scendiamo così fino alla fine. Ora prendiamo l'ultimo ricaglio di corda di macramè, riprendiamo la nostra corda rosa e, come abbiamo fatto per gli altri 2, procediamo allo stesso identico modo. Ok, anche in questo caso sfrucchiamo la parte che abbiamo appena incollato, la facciamo appoggiare accanto alle altre parti dove sempre abbiamo unito la parte incollata. In questo modo andiamo proprio a coprire il punto di attaccatura della corda, l'appoggiamo in questo modo e, come abbiamo fatto prima, a mano mettiamo un po' di gocce di colla a caldo lungo tutto il contorno, a poco appoggiamo, incolliamo fino alla fine. Ora andiamo a rifinire praticamente la parte finale del nostro arcobaleno in questo modo. Innanzitutto apriamo per bene la parte bianca, poi con un pettine andiamo a pettinare tutte le nostre frange in modo molto molto semplice. A questo punto ovviamente le dobbiamo pareggiare. Perfetto, a questo punto vi consiglio di andare ad inserire il nastro poi per far passare il nostro anello portachiavi. Quindi recuperiamo l'anello portachiavi, recuperiamo il nastro, prendiamo un ago con ovviamente l'asola abbastanza grande per far passare il nostro nastro in doppio raso, ci posizioniamo praticamente sull'ultima onda e procediamo in questo modo. Allora facciamo diversi giri
attorno al nostro anello portachiavi. In questo modo faremo in modo che sia ben resistente. Passiamo ancora all'interno, usciamo con il nostro ago, entriamo nel nostro anello portachiavi, diamo una specie di nodo, comunque vedete poi voi come lo volete legare maggiormente. L'importante è che il vostro nastro in doppio raso sia veramente ben resistente, perché poi a furia di insomma tirarlo c'è il rischio che poi si spezza il nastro in doppio raso, mentre se voi ci fate diversi giri questo sicuramente non accadrà. Ok, dopo che avete fatto un po' di giri, rientrate con l'ago ed uscite praticamente sempre nella parte centrale, tagliate il nastro in eccesso, fateci un nodo e poi un fiocchetto. Tirate, ovviamente lo stringete a vostro piacimento. Questo andrà a decorare la parte finale del vostro portachiavi. Quando avete raggiunto l'ampiezza, la grandezza che voi preferite, tagliate l'eccesso del nastro in doppio raso. A questo punto andiamolo a bloccare incollando una piccola perlina bianca. Perfetto, sempre con altre perline bianche. Ovviamente questa parte è facoltativa, potete decorare il vostro arcobaleno come preferite. Io inserisco un po' di perline lungo la parte finale e alcune in modo sparso lungo la lunghezza del mio arcobaleno. Perfetto, a questo punto la nostra bomboniera ad arcobaleno in macramè è pronta, davvero molto molto carina. Per quanto riguarda il confezionamento, vi consiglio di utilizzare questo tipo di confezionamento, molto semplice da realizzare. Come sempre trovate il tutorial sul mio canale YouTube. Inseriremo in questo modo il nostro arcobaleno, chiudiamo con un semplice fiocco. Perfetto ragazze, veramente molto molto bella, un'idea bomboniera utile, originale. Abbiamo sperimentato una nuova tecnica. Spero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto e soprattutto se vi piacciono i progetti in macramè, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, così preparo qualche altro video tutorial. Come sempre grazie dell'attenzione e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao e a presto!